Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon Go e oggi, come dal titolo, parliamo dei migliori Pokémon di tipo buio. Visto appunto il community dei Divi, visto che è stato sotto i riflettori un botto Umbreon, andiamo a fare un focus anche sugli altri Pokémon di tipo buio perché ce ne sono un bel po' utilizzati nelle lotte e che secondo me possono dire la loro, soprattutto per i nuovi. Ti consiglio di seguire questo video perché ci sono un tot di Pokémon che vorrei consigliare. Partiamo subito ad analizzare Umbreon, visto che l'abbiamo già nominato, e lui è uno dei top player per quanto riguarda Lega Mega, di tipo buio, super forte, ma ovviamente è super consigliato anche per la Lega Ultra. Se siete sopra i 40 potete tupparlo con le caramelle L. Lui va anche best buddato per far sì che arrivi veramente vicino a 2500 punti lotta e possa competere in maniera ottimale all'interno della Lega Ultra. Ricordo che comunque ha due mosse Legacy, ora ultima scelta e Psichico. Psichico molto interessante perché così va a dare fastidio anche ai Pokémon lotta che solitamente entrano per spaccarlo. Quindi veramente una top selecta, vi lascio qui il video in cui lo utilizziamo in Lega Ultra e veramente fa i buchi. Tra l'altro è uno dei tank migliori all'interno del game. Mandibuzz Rega, nominato anche da molti top player, Umbreon con le ali, l'Umbreon volante, è veramente useful all'interno della Lega Mega. Sa districarsi bene, ha un moveset veramente interessante perché essendo di tipo volante è veramente al top. Inoltre anche lui con delle caramelle XL oppure best buddandolo può entrare anche in Ultra, anche se io lo terrei nella Lega Mega dove gira veramente bene e dice il suo in modo incredibile. Un altro Pokémon, ragazzi, veramente da mettere sotto i riflettori è sicuramente Obstagoon, tipo normale buio che ha una mossa veloce di tipo lotta e che mette una pressione incredibile sui nostri opponent. Come leader l'abbiamo visto veramente sfasciare molti team top. Io lo consiglio e lui ovviamente può essere giocato anche in Ultra perché arriva a una quantità di PL veramente interessante. Altri Pokémon che voglio citare è sicuramente Raticate di Alola, che come sapete è normale buio. Ha mostrato il suo potere all'interno di alcune coppe e a mio parere non è del tutto da buttare. Ha delle mosse che possono essere interessanti. Notiamo Iperzan e Sgranocchio tra le caricate, anche un Iperraggio, ma comunque di base carica fast, dà fastidio se non avete altri Pokémon buio ma ne volete uno. Lui è una buona selecta per iniziare. Houndoom, un altro Pokémon veramente utile. Io l'ho utilizzato anche in Ultra quando era all'inizio. I fuoco ricordiamo che fanno molti danni ma non incassano troppo bene, ma comunque anche lui volevo metterlo sotto i riflettori perché mi sembrava brutto non utilizzarlo, soprattutto in Ultra. Sableye, raga, un altro top player della Mega che ultimamente è stato accantonato, ma che a mio parere funziona veramente divinamente. L'unico suo problema è che sarebbe il top averlo purificato perché lui veramente necessita della mossa che ci danno quando purifichiamo un Pokémon, che come sapete tutti è a ritorno. Questa mossa lo rende veramente useful e dà veramente fastidio. Andiamo a vedere degli altri top player per quanto riguarda Lega Mega, e stiamo parlando sicuramente di Scrafty, uno dei Pokémon veramente con un abbinamento di tipo incredibile. Lotta buio, forse uno dei miei preferiti come abbinamento, dà fastidio in qualsiasi modo ai nostri opponent, super consigliato come leader. Come sapete, con Crash Pugno aumenta il suo potere di attacco per poi andare a chiudere con l'altra caricata. Un altro top player è Zweilous, che ovviamente è utilizzato in Mega, super utile, veramente incredibile. Drago buio, quindi fa veramente i danni selvaggi. Attenzione, ovviamente, folletto. Lui, ovviamente, può andare poi a competere in Master, ovviamente, con la sua ultima evoluzione, Hydreigon, che spero un giorno di portare con calma un video in cui lo andremo ad utilizzare. Altri Pokémon interessanti sono sicuramente Weavile, che abbiamo visto in un video, veramente dà pressione, in alcune coppe secondo me può essere useful, però incassa veramente male, è un matchup buio ghiaccio che lo rende molto inoffensivo contro i lotta che se lo dilaniano. Volevo citare inoltre tre Pokémon veramente difficili da trovare, che sono Pangoro, sempre lotta buio, sempre super utile, a mio parere super interessante. Spero gli aumentino il suo moveset perché al momento non ha troppe caricate, ma può dire la sua. Bisharp, anche lui veramente difficile da fare, ma che può essere interessante a mio parere. E Crocodile, che lui secondo me tra i tre
è quello più figo da utilizzare. Terra, buio, veramente secondo me è un tank da paura e ovviamente uno dei più difficili da trovare. Io ancora, trovabile solo da uovo, ancora non l'ho visto. Altri Pokémon che ovviamente sono da citare sono sicuramente Mach di Alola, che viene utilizzato sia in Mega che in Ultra perché la sua tipologia buio veleno gli permette di essere molesto. Se non ce l'avete o volete provare un altro Pokémon di tipologia buio veleno, consiglio Skuntank, anche se ovviamente Mach di Alola ha un moveset che gli permette di essere più molesto e anche è tanky, rimane bene sul pezzo, rimane nelle lotte bello gasato, quindi andate su Mach e cercate di prendervelo. Shiftry è un altro Pokémon, tra l'altro uno dei miei preferiti, c'è la carta qui che adesso c'è il sole, mi piace un botto come design, veramente utile in Lega Mega perché è fighissimo, perché si counter a Azumarill anche se ovviamente deve stare attento alle mosse di tipo folletto, e lui, anche lui come Umbreon, se best buddato o comunque portato con le caramelle L può andare con Petrie in Ultra, dove ancora una volta anche a mio parere può dire la sua. Se non ce l'avete, nel caso c'è anche Cacturne, che anche lui ha un moveset veramente interessante, anche se ovviamente Shiftry predilige il comando, probabilmente perché le mosse veloci di Cacturne non gli permettono di caricare velocemente le caricate, però comunque volevo citarlo perché ha una tipologia che appunto mi interessa. Citiamo anche Crowdaunt, che è stato utilizzato da alcuni YouTuber, è stato utilizzato in alcune coppe, ovviamente ci sarebbe anche Sharpedo da citare tra gli acquabuio, ma Crowdaunt ha un moveset, come vedete, caricate, bolla raggio, cioè delle caricate che rivediamo anche in altri Pokémon tipo Politoed, che quindi possono entrare e dare fastidio, caricherà velocemente, ha una mossa veloce che toglie tanto, come cascata o urlorabbia, e quindi quelle caricate così veloci gli permettono comunque di essere un attaccante che dia fastidio. Altri Pokémon sicuramente da citare, ragazzi, sia per la Mega, ma soprattutto per la Ultra, Hunchcrow, che dice veramente la sua in Ultra, a mio parere, finalmente possiamo vederlo distruggere. Attenzione, sempre anche lui da coprire perché è molto fragile, quindi vanno investiti scudi su di lui, come molti attaccanti, toglie tanto ma deve essere coperto, e Absol, che penso l'abbiate trovato da uovo, Shiny è fighissimo davvero, mi piace un botto. Anche lui, a mio parere, può dire il suo all'interno della Lega Ultra, può essere un bel tanky da sfoggiare. E niente raga, questo era il video di oggi, spero a breve torneremo con le lotte, fatemi sapere se voi volete consigliare dei Pokémon di tipo buio, di cui non ho ancora parlato. Non ho ancora citato Greninja, perché spero e aspettiamo che gli arrivi Community Day con la mossa idrocannone. Al momento già alcuni lo utilizzano perché è troppo figo il suo design, però non da ancora al 100%, quindi io consiglio che se trovate una sua forma base aspettate il Community Day per evolverlo. E niente raga, io vi saluto, grazie a tutti ancora per gli iscritti, stiamo salendo, vi ricordo che qui c'è il nostro gruppo Telegram dove potete parlare con noi di qualsiasi cosa, oppure potete seguirmi su Instagram dove porto aggiornamenti più veloci che nei video. Bella a tutti, rega! Yo!